E siamo sul trabocco Punta Isolata a Rocca San Giovanni per un evento davvero particolare che si chiama Tramonto e Musica. Direttore artistico, ideatore della serata, Enrico Bevilacqua, noto bassista di fama nazionale perché collabori con diversi artisti. Come ti è venuta questa idea, Enrico? Credo che sia stata un'idea bellissima da parte mia perché un giorno sono venuto a pranzo qui e subito ho colto l'occasione di provare a fare musica anche sui trabocchi. I titolari Mauro ed Enrico hanno accettato la mia proposta e questa sera siamo qui a fare questo evento. Spero che è piaciuto a tutti. Una location bellissima per una band made in Abruzzo perché i musicisti sono abruzzesi. Sì, la band è composta da Arturo Valiante al piano di Teramo, Roberto Di Virgilio alle chitarre, io al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria, tutti abruzzesi, una scelta mia questa, e Natascia Bonacci alla voce che è calabrese ma è abruzzese d'adozione, visto che è da anni che calca i nostri palcoscenici e qui diciamo, abbiamo scelto questo posto perché è uno dei posti che tutto il mondo secondo me ci invidia. E quindi sono onorato di aver fatto parte a questo evento. Grandi piatti, ma anche degustazione di vini. Sì, abbiamo degustato i vini biodinamici della cantina di Orsogna, ci ho tenuto a questa cosa in particolare perché ha vinto il premio come miglior cantina d'Italia del Vinitaly del 2012 e questa sera ci ha fatto degustare il Cerasuolo, Petit Rocher e il Pecorino biodinamico Civitas, molto buoni per accompagnare la cena graditissima di pesce fatta dai nostri chef. E allora, prossimo appuntamento con musica e gastronomia? Diciamo che vorrei creare, già ho parlato con gli addetti ai lavori, un evento l'anno, perché come il buon cibo, non, mangiarlo sempre è troppo, alla fine disgusta, quindi una volta l'anno diciamo, può bastare. Quindi appuntamento al 2014. Thank you.
guest star della serata, Natasha Bonacci, abruzzese d'adozione. È abruzzese d'adozione perché diciamo che è tutto per colpa di Enrico Bevilacqua, perché devo tutto a lui. L'ho già detto in un'altra intervista, lui ha costruito tutto, ha creduto dal primo giorno in me come cantante. Ha costruito tutto, quindi anche questo sound, il mio modo di, diciamo, di esprimermi, mi ha lasciato libera, senza schemi, e quindi è bellissimo. E quindi viva l'Abruzzo, viva gli abruzzesi, io mi trovo benissimo. Io sono calabrese, però è una terra che si assomiglia per un fatto di sofferenza, per un fatto di terra, di mare, quindi mi trovo benissimo. Poi le marrocche, la ventricina, il vino, come si fa a non amare l'Abruzzo e l'abruzzese? È impossibile. E i trabocchi, E i trabocchi, vabbè. Io, allora, devo dire la verità, che sono rimasta sconvolta perché pensavo fosse un fatto folcloristico, cioè che fosse un fatto tipo che tu vai lì e vedi come facevano una volta. Quando ho visto che invece tiravano le reti e dentro c'era il pesce vero, ho capito che non era un fatto folcloristico, ma era un fatto proprio che si usava, cioè che lo usano tuttora. Quindi che cosa posso dire? Per me è stato un po' uno stupore poter vedere dal vivo quello che facevano tantissimo tempo fa. Dovrebbero salvaguardarlo, comunque dovrebbero dare dei soldi, dei sovvenzionamenti per poter mantenerli in piedi, perché è comunque un fatto storico, un fatto culturale. Prossimo appuntamento in Abruzzo, Natasha? Prossimamente, ce ne abbiamo più di uno, però diciamo che adesso stiamo lavorando sugli arrangiamenti, non so se te l'ha detto Enrico, perché vorremmo cambiare un po', vorremmo rivoluzionare il sound, però abbiamo delle date che adesso in questo momento non ti so dire, perché mi sto occupando, come mi hai presentato prima, come sono la... Con calma, sì. Con calma e con amore e con pazienza. Questa è colpa dell'adrenalina. Faccio parte del premio Troisi, sono proprio la direttrice musicale, quindi un po' mi sta rubando un po' di tempo. Però magari poi alla fine queste esperienze servono sempre per migliorare, diciamo, poi la tua artisticità, se così si può dire. Beh, già è abbastanza alta, no? La miglioriamo anche. Sì, no, l'arte è sempre in continua evoluzione, in continuo mutamento, ed è bello poter scoprire la propria arte. Io lo dico a tutti quanti voi che mi ascoltate, dovete andare alla ricerca della ricerca della vostra parte artistica, qualsiasi sia, il decoupage, fare, che ne so, la sarta, quello che vi pare, la parrucchiera, la cantante, l'artista, ma dovete assolutamente, non potete perdere questa vita senza scoprire la vostra artisticità a qualsiasi livello e chiunque voi siate, dovete farlo, è un dovere proprio per la propria vita. Mauro D'Antonio, titolare del Trabocco Punta Isolato, una location meravigliosa con dei piatti gustosissimi qui questa sera. Sì, noi ci stiamo dando da fare, ci troviamo a un certo livello, abbiamo una buona clientela, facciamo del nostro meglio, facciamo divertire la gente, promuoviamo sto turismo con la speranza che arrivi ancora più gente, perché quest'anno non è che con la crisi che c'è non ce n'è tanta. Piatti, fiori all'occhiello di questo trabocco? Beh, un po' di antipasti, polpette e cozze ripiene e un po' di risotto. Il risotto quindi del forte di Punta Isolata? Sì, il risotto di Punta Isolata. E questi eventi organizzati in simbiosi con la musica, quanto influiscono sulla promozione territoriale? Ma io penso parecchio, perché la musica è una cosa, diciamo, primaria, una cosa che trascina. Vedo che stasera con un po' di pubblicità abbiamo riempito, vuol dire che funziona. E allora diamo dei riferimenti ai nostri telespettatori. Il Trabocco Punta Isolata, Rocca San Giovanni. Noi ci troviamo sul territorio di Rocca San Giovanni, abbiamo un sito, trabocco.isolato.com. Chi ci vuole trovare, sul sito ci stanno i due numeri telefonici dove ci possono contattare. Accettiamo solamente contatti telefonici. Every day I have to lose.
my shoes, I got to lose. Yeah.